Arrivare. Dal corridoio si passa in cucina. Appoggiare i bagagli. Guardarsi attorno. Entrare nella chambre de devant. Passare nella chambre derrière. Prendere possesso delle camere da letto. Chi prende la camera blu? Quella gialla. Mamma, tu dove vuoi dormire? Come ogni anno la fattoria si anima per preparare la cena della Bénichon. In pochissimo tempo la casa si riempie di rumori. I passi sui pavimenti di legno nelle camere al piano di sopra, l'aspirapolvere sul tappeto sotto il tavolo, l'acqua che scorre in bagno. Chissà se ci sono ancora dei fiori in giardino. Dalle finestre spalancate entrano i rumori della campagna. Ogni tanto una macchina che passa. Da bambina ricordo che si sentiva il treno. Il a pas d'os? Oui, oui, t'es fou. Mais si comme ils en avaient pas, un tout gros, alors il m'a donné un petit, ouais. Oh. Un moitié, et puis... On va le percer, on va lui mettre de l'ail. Arrête. Non, non, elle marche, elle marche. Alors il n'y en a pas assez. Il n'y en a plus? Oh là 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 là. Questo è tutto marcio. Marcio fou. Marcio fou. Puis vous avez jamais dans un là au moins? Oui, oui. Non, mais ça ira. Oui, plus. Dépuré. Derrière toi. Sur les sacs. Les oui, c'est là derrière, là dedans. Andare in giro per negozi e vedere i luoghi riempirsi di lei. In qualsiasi direzione guardo, mi sta parlando, chiedendo la mia approvazione. Le piacevano tantissimo le camicette, le blues, come le chiamava lei. Non avevamo gli stessi gusti. Era difficile per me condividere il suo piacere per un vestito. Non mais il cuit, j'en vois pas la fois. Regardez, il est beau, hein. Il y a le, oui, le il est très beau. Truc qui s'en va là. Il est très beau. Il est rigolo. On dirait des dents sales. Oh, mais t'es dégueulasse. D'un hippopotame. Oh, tu prends. Tiens. Alors, tu vas surtout pas le bouger. Da bambini, quando si litigava, ogni tanto mia madre ci minacciava di andarsene. Una volta aveva addirittura aperto la porta di casa. La supplicavo di restare e urlavo ai miei fratelli di smetterla, ma loro non sembravano preoccuparsi. Io ero terrorizzata. Era la cosa in assoluto più terrificante che potessi immaginare.
rimanere senza mia madre. Impossibile. Ero così fiera. Nessuno aveva una mamma così bella. Quelle poche volte che la trovavo all'uscita della scuola ero felicissima. Sapevo che saremmo andate al Motta e che avrei potuto scegliere la cosa che mi piaceva di più. Era sempre la stessa. Una coppetta di crema di castagne. Poi il ritorno a casa. Un lungo viaggio che ci riportava in periferia. Ogni mattina, quando partivo per andare a scuola, speravo di ritrovarla al momento dell'uscita. Camminare, guidare e vederla ovunque, parlarle in un dialogo perenne. L'assenza si riempie di lei. Il nulla si riempie di lei. Il mio tempo si riempie di lei. La mia testa è riempita da lei. Il mio cuore è riempito da lei. Durante una delle innumerevoli visite mediche in cui ero sempre presente, la dottoressa, rivolgendosi a mia madre, le disse: certo che lei è fortunata ad avere sempre qualcuno accanto. Sì, è vero, i miei ragazzi sono veramente in gamba. Non mia figlia è veramente in gamba. Questa non gliel'avrei lasciata passare. Certo che io vedo un sacco di ragazzi qui, con te. Mia madre è stata curata, seguita, accudita, coccolata, sostenuta e amata da donne. Eppure gli uomini sono sempre stati più importanti.
Era entrata in cucina, col suo passo sempre più incerto, così fragile. Mi guarda. Che cosa mi sta succedendo? Sto morendo. Sì. Ho cominciato a piangere. Non riuscivo a fermarmi. Mia madre continuava a parlare. Dobbiamo avvisare tutti i parenti. Come se non si trattasse di lei. Cercava di darmi dei consigli. Chiama la dottoressa e fatti dare un calmante. È morta pochi giorni dopo. Perché sono stata così dura? Avevamo parlato spesso della morte. Abbiamo avuto 5 anni per prepararci. Eppure quel sì era la sua condanna a morte, non la mia. Una madre non può morire. Lei è la prova che l'eternità esiste. C'era prima che io ci fossi e doveva continuare ad esserci dopo la mia partenza. Sono sradicata. Sono solo al mondo. Lei era la prova della mia esistenza. Je t'aime tellement. Pourquoi ça n'a pas été comme ça jusqu'à maintenant? Ti voglio così tanto bene. Perché non è stato sempre così? Questa confessione è arrivata poco prima che morisse. Cosa mi stava dicendo? Che solo in quel momento mi voleva bene così tanto? O che non mi aveva mai amata? Non posso dire che non ho sentito il suo amore.